Nadia Toffa, il cancro è un dono e insulti per la Iena, vomitevole, offende i malati e... Nadia Toffa con il suo ultimo post ha generato pareri contrastanti. La Iena ha postato una foto del suo nuovo libro ma il commento non è piaciuto a molti. Parole abbastanza forti quelle usate da Nadia Toffa. La Iena sta combattendo da tanto tempo la sua lotta contro il cancro, ma la gente non sempre condivide il suo spirito positivo. Nadia Toffa, la lotta contro il cancro e i commenti della gente. La bella Nadia Toffa ha generato una vera e propria polemica sui social. Poche ore fa, Nadia ha postato una foto in cui appare lei a gambe incrociate mentre sfoglia il suo libro. In quelle pagine Nadia racconta la sua storia, tutto quello che le è successo. Ma il commento allegato alla foto non è piaciuto ad alcuni fan. La Toffa ha infatti sottolineato come, semplicemente con la sua forza di volontà e con il supporto delle persone che l'amano, è riuscita a fare della malattia un vero dono. Parole positive che hanno fatto storcere il naso agli utenti più schizzinosi. Il cancro è un dono. Non è un dono per molti il cancro. Ma forse quelli che hanno criticato e insultato la Iena per il suo spirito allegro e troppo positivo non hanno capito fino in fondo il pensiero di Nadia che non voleva essere in alcun modo offensivo. Né tantomeno, la Iena voleva sminuire la malattia. E solo il suo modo di vedere la vita, la malattia, vedere sempre il bicchiere mezzo pieno aiuta a trovare la speranza a vivere meglio. Il pensiero di Nadia può non piacere, ma forse alcuni commenti sono troppo feroci nei suoi confronti. C'è anche chi l'accusa di voler lucrare con la sua malattia scrivendo un libro, commenti piuttosto fuori luogo. Per fortuna, Nadia può contare anche sui tanti commenti positivi che inondano i suoi post. Tante persone la considerano un esempio di forza, speranza e volontà.